Voglio iniziare così. Oggi è il 27 gennaio, è la giornata della memoria. È la giornata della memoria perché? Perché 70 anni fa l'Armata Rossa è entrata ad Auschwitz. 80.000 persone disabili sono state ammazzate dai nazisti. Io penso che di strada ne abbiamo fatte in 70 anni. Se ora ci poniamo il problema del diritto di cittadinanza delle persone più gravi o considerate tali. Però la storia l'abbiamo visto in miliardi di occasioni, torna indietro tante volte. Non è solo la relazione educativa che può seguire delle spirali. E quindi bisogna stare attenti. E non solamente nella nostra relazione individuale, ma dobbiamo vegliare, penso, perché il contesto politico permetta a tutte le persone di esercitare i propri diritti di cittadinanza. Mi ha fatto impressione pensare che per caso, perché è un caso, abbiamo organizzato questo seminario nel giorno della memoria. Perché voi sapete che lo sterminio delle persone con disabilità è stata la prova generale, il famigerato piano T4 è stata la prova generale dell'Olocausto. Vabbè, allora andiamo avanti, se no andiamo avanti. Sì, ho un po', prima mi stavo muovendo, ora è passato. L'essenziale è invisibile agli occhi. Nelle relazioni che mi hanno preceduto si è parlato tantissimo degli operatori, perché per una volta, e questo gli operatori mi hanno detto tante volte e ne sono contenta, per una volta il target, il gruppo principale al quale noi ci riferivamo non erano le persone con disabilità, ma erano gli operatori, il loro vissuto. È chiaro che il discorso che si fa di solito nei progetti, che se stanno meglio le persone con disabilità stanno meglio anche gli operatori, questa volta era rivoltato, perché diciamo stanno meglio gli operatori, stanno anche meglio le persone con disabilità. Tutte queste cose qua, e poi in sintesi sono due, almeno secondo me, io non sono uno psicologo, sono laureato in scienze politiche, quindi mi occupo di progetti europei, sempre solo sull'handicap, però non ho una professione come quella che ha Gabriella o Anna o Giorgia o contornata. Quindi posso dire che secondo me i due punti principali di questo progetto sono sicuramente le emozioni dell'operatore, che sono invisibili ma sono ben presenti, e le emozioni e il diritto pieno di cittadinanza della persona anche con gravi disabilità intellettive. Ma queste cose che noi abbiamo pensato, che altri hanno pensato, che noi abbiamo cercato di attuare, ci siamo raccontati mille volte con gli ungheresi che non era facile, e con gli spagnoli di Barcellona che era molto più facile, a chi lo diciamo? Secondo voi a chi gliene può importare qualcosa di quello che noi abbiamo fatto? Sicuramente interessa gli operatori, e questo l'abbiamo detto, tutti un sacco contenti, a posto. Sicuramente interessa le famiglie, e noi abbiamo cercato di disseminare queste cose anche per esempio all'interno dell'IPD, alle persone con disabilità intellettiva. Se il tizio che ti sta davanti, che tu vedi ogni giorno, è più cosciente della propria rabbia, dei tuoi propri sentimenti, delle proprie emozioni, è chiaro che la relazione migliora, quindi non possono non essere contenti. Ai capi degli operatori interessa. Questa è stata una cosa che spesso hanno tirato fuori gli operatori, cioè non puoi portare avanti un progetto del genere, te nella notte scrivi i tuoi simpatici protocolli di autosservazione se il servizio segue tutte altre strade. Quindi devi essere messo in condizioni di farlo. Aspettate, come so come si rigira tutto. E quindi a chi altri può importargliene? Ve lo dico io. Ai politici. Quindi l'obiettivo, prego. Dovrebbe
dovrebbero, ma dovrebbe. Infatti che potrebbe portare qualcosa ai politici. Quindi l'idea del progetto è quella che la cosa non deve rimanere nella piccola relazione, seppur importantissima e centrale, tra la persona con disabilità e l'operatore, ma le convinzioni che sono derivate dall'aver sperimentato un tale modello dovrebbero essere note a tutti, rese note a tutti. E allora, insieme alla responsabile della fondazione ungherese, che come molte madri di persone disabili sono state pioniere, lei è la persona che ha iniziato in Ungheria a parlare di persone con sindrome di Down. Sua figlia ha più di 30 anni e immaginate che in Ungheria ancora comunista, ha fondato questa fondazione che ora è in tutta, possiede servizi in tutto il paese. Professoressa universitaria, già di una certa età, penso, era l'unica che era più vecchia di me nel progetto, e lei, con lei insieme abbiamo provato a fare delle raccomandazioni ai politici. Quindi, qual è il messaggio centrale da dare ai politici? È favorire o almeno non ostacolare l'emancipazione delle persone con disabilità intellettiva. D'accordo? Quindi questo è il messaggio principale che poi verrà declinato. L'idea è questa: dato che le persone sono persone, qualsiasi gravità possiedano, detto male, e hanno diritto a vivere la loro cittadinanza nella maniera più piena possibile, da questo derivano alcune cose. Primo, adottare una pratica educativa assistenziale e assistenziale individualizzata, centrata sulla persona. Se tu pensi alle persone tutte uguali, a gruppi e non al singolo individuo, non arrivi da nessuna parte, non ha senso nemmeno parlare di relazione educativa. Da tutela e sostegno attivo nelle decisioni. Questo, situazioni dei vari stati sono differenti. In Ungheria, in altri progetti abbiamo visto che anche, non solo in Ungheria ma anche in altri paesi, c'è un enorme problema di tutela. L'istituto della tutela è l'istituto che fa sì che una persona può essere inabilitata o interdetta, diciamo, può avere una limitazione dei propri diritti in quanto deve essere protetta dal cattivo uso che potrebbe fare tali diritti. E quindi c'è qualcuno che pensa per lei, è quello che in inglese si dice guardianship. Tu hai un guardiano, qualcuno che ti aiuta a gestire la tua vita perché non sei capace di farlo da solo. In Ungheria questo spesso si traduce in una invece in una eccessiva tutela e colonizzazione di queste persone. Non possono sposarsi, non possono votare, non hanno quello che noi diciamo in Italia, quelle persone interdette non hanno capacità di agire, ossia sono come dei minori. Benissimo. Addirittura in un altro progetto 3-4 anni fa, con un progetto europeo, andavo insieme sempre alla fondazione alla Pituani, andavo in Parlamento, alla Commissione per i diritti umani, e mi ricordo alcuni ragazzi dell'IPD parlavano proprio in favore invece della loro libertà di scelta, della loro libertà di decidere alcune cose rispetto alla propria vita. Quindi ovviamente nel caso di persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva in situazioni di gravità, questo problema si fa ancora più urgente, ed è per questo che abbiamo tenuto ad estendere il discorso anche ad altri, non solo agli addetti ai lavori. Terza cosa, libertà di movimenti, di decisione su dove vivere e dove lavorare. Il quarto è la partecipazione politica, e in
In particolare il diritto di voto è ovviamente super facilmente strumentalizzabile, e quindi anche qui c'è un sottile filo che divide il fatto che la gente ha diritto a poter esprimere la propria opinione, deve essere educata a farlo, cosa c'è, ma il fatto che invece può essere benissimo strumentalizzata. La gente deve essere libera di avere un proprio partner, di scegliere il proprio partner e avere una informata, una propria famiglia. Penultimo, far sì che venga garantito un ambiente mentalmente accessibile. Si parla sempre di barriere architettoniche per le persone con problemi di accessibilità fisica, e meno invece si parla di ambiente mentalmente accessibile da parte di persone con disabilità intellettiva. Una per tutte, assicurare un linguaggio in alta comprensibilità per far sì che le persone possano guadagnare un pezzetto in più di autonomia, per esempio. Ultimo, aprire uno spazio di partecipazione della persona con disabilità intellettiva in situazioni di realtà nella vita normale. Bene, ricordatevi che quando si fanno i progetti europei si fa sempre una media tra la situazione. Di solito gli inglesi hanno sempre fatto già tutto, loro è da tantissimo, e stavo solo aspettandoti. Mentre invece con altri paesi come l'Ungheria, mi ricordo anche Malta, era più o meno nelle stesse condizioni, la situazione dei diritti e dell'esercizio reale di tali diritti è, almeno per questo, più indietro che in Italia. Però ciò fa sì che loro si usano i progetti europei alle volte più di noi, nel senso che ci credono, gli serve proprio da spinta e da cuneo per, una volta si dice, eliminare il sistema del fondamento, ora non si usa più. Allora, per fare tutto ciò, dal 2006, quindi sono 9 anni, abbiamo uno strumento bellissimo, forte, inequivocabile, che è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Quindi, mentre prima si diceva ma in Europa o in America, adesso abbiamo una convenzione che poi è stata fatta legge in Italia l'anno dopo, nel 2007, cioè ratificata nel 2007 e poi fatta legge nel 2009, al quale possiamo appellarci. Li nomino brevemente, però ricordiamoci che quello ormai deve essere il nostro quadro di riferimento. Prima si parlava sempre della Costituzione. Uno, nel preambolo, e quindi è molto importante, nel preambolo si dice proprio di riconoscere la necessità, cioè non di riconoscere, si riconosce la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno. Leggi le persone in situazioni di gravità. Altro articolo al quale aggrapparsi è l'uguale riconoscimento di fronte alla legge. È chiaro che le persone, per poter esercitare il loro diritto, hanno bisogno di sostegno, quindi va dato questo sostegno. È quello che in Italia, nella Costituzione italiana, è dato dall'articolo 3, cioè un principio dell'eguaglianza sostanziale, non solamente formale di fronte alla legge. Non sono tanto, non vi preoccupate, articolo 12, ora c'è l'articolo 19, la vita indipendente e l'inclusione nella società. Se mi devi dare dei servizi, se mi devi dare degli appoggi, non deve diventare una prigione per me. Lo devi fare, queste misure devono essere proporzionate e adatte alle condizioni della persona e devono essere applicate per il più breve tempo possibile. In Italia si fa la differenza, mentre in inglese si parla di legal capacity, in Italia si fa la differenza tra capacità giuridica e capacità di agire. La capacità giuridica ce l'ha addirittura nemmeno il bambino piccolo, ce l'ha in nascituro, cioè può già essere oggetto di eredità. La capacità di agire è quella invece, è quella per la quale puoi
stipulare dei contratti come anche quello del matrimonio. Puoi comprare una macchina, puoi comprare delle cose di valore, puoi stipulare dei contratti. Quindi per ogni persona va visto, non si può fare tutto un fascio, diciamo. Articolo 22, super importante, e oggi si è visto, almeno io l'ho visto all'orizzonte dietro alle loro relazioni, è il rispetto della vita privata. Quando una persona è in situazione di gravità e la sua vita è gestita quasi totalmente da altri, la sua privacy è zero carbonella. Io trovo che bisognerebbe invece pensare anche sotto questo profilo. La persona può essere soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata. Ultimo, ma non in ordine di importanza, è il diritto all'educazione. In Italia, devo dire, rispetto a tantissimi altri paesi europei, siamo molto avanti. Questo però non ci deve far ovviamente sedere sugli allori, perché non mi sembra proprio il caso. Bene, come vedete è in alto, è cambiato. Adesso passo alla seconda parte di quelle delle cose che volevo dire. Non parlo più di raccomandazioni politiche che verranno diffuse, dobbiamo ancora, c'ho uno o due idee su come diffonderle e inviarle ai nostri parlamentari nazionali ed europei. Adesso invece parliamo, e questo dovrebbe interessarvi più direttamente, della trasferibilità di questo, del modello, delle cose che abbiamo fatto e delle cose che abbiamo trovato. Bene, partiamo dal problema. Come si dice sempre, se vuoi fare un progetto, non partire dalle cose che vuoi fare, ma parte dal problema che vuoi risolvere, se no non hai capito niente. E le tue azioni non saranno efficaci se non per caso. Allora, questa è la mia predizione e maledizione. Il problema qual è? Gli operatori vanno in burnout, gli operatori non ce la fanno più, gli operatori che svolgono determinati lavori molto pesanti non ce la fanno più. Secondo problema che avevamo davanti era le persone con disabilità intellettiva in situazioni di gravità non vivono in pienezza la loro vita, non esercitano in pienezza i loro diritti, che è assolutamente la prospettiva che è dietro alle raccomandazioni politiche che vi ho elencato finora. Visti questi due problemi, quali sono le ipotesi che INV ha prospettato? La relazione tra il caregiver, sia l'operatore o anche il familiare, e la persona è un punto centrale. Quindi non dipende tanto da quanti soldi ci sono, da quanto è grave il tizio, da quanto è cattivo l'operatore, ma il punto centrale è la relazione fra queste due persone. Secondo ipotesi, la relazione è di tipo educativo, non è assistenziale, non è, può essere anche amicale, può essere anche assistenziale, ma è soprattutto come obiettivo e come tipologia educativa. Terza ipotesi, questa relazione va affrontata prendendo coscienza degli elementi che la caratterizzano e dei suoi potenziali nemici. Ultimo, le emozioni entrano pesantemente nella relazione. Quello è il problema, quella era un'ipotesi. La nostra proposta è uno strumento di interpretazione della relazione, ossia il modello pedagogico, e uno strumento per applicarlo, che è il protocollo di auto-osservazione. Bene, ed è l'ultimo, 7 su 7. Quali sono, secondo me, dopo 3 anni di progetto, insomma, sono 2 anni e qualcosa di progetto, le condizioni per poter trasferire quello che noi abbiamo fatto nei vostri servizi, se a voi piacesse? Allora, questo già l'avrei dovuto fare. Primo, condizioni di contesto, cioè come deve essere l'ambiente nel quale si può trasferire questa cosa. Uno, delle politiche inclusive. È chiaro che se a livello europeo, nazionale, locale e di servizio l'inclusione non è un obiettivo, la metà delle cose che sono state dette non servono a niente.
Questo lo diciamo perché ogni tanto invece è venuta fuori questa cosa. Non mi fate dire cosa non voglio dire. La seconda caratteristica che, ci deve essere nel contesto di trasferimento è che il servizio deve essere organizzato per progetti, i progetti rispetto alle persone. Se si va per gruppi, se si va per classi, se si va per clienti o turno delle 10, non riesci a applicare una cosa del genere, o se ci riesci non serve a niente perché non cambi nulla. Se si ha l'idea di un progetto su ciascuna persona, un progetto individualizzato, partecipato, quello che ti pare, allora dai una prospettiva di cambiamento e di evoluzione, altrimenti ciao. L'operatore deve essere disponibile, perché noi abbiamo fatto questa proposta anche all'interno dell'IPT, non tutti hanno aderito, quindi l'operatore deve essere disponibile, secondo me, a mettersi in gioco e almeno in una prima fase a lavorare di più, perché mentre l'altro prende e se ne va a casa e fa al supermercato, quello invece che ha aderito al progetto scrive il protocollo. Ce ne sono sicuramente altre, queste sono le condizioni che dobbiamo rimettere a me. Secondo tipo di condizioni, le condizioni di processo, cioè come facciamo la cosa. Quindi, se non mi date un contesto esatto, neanche arrivo, ma nel momento che arrivo ho bisogno di fare le cose in un certo modo. Uno, ci vuole una formazione adeguata, e questo è il motivo per il quale diciamo che vendiamo, anche se non lo possiamo vendere, voi sapete che tutte le cose fatte con i progetti europei sono gratis, quindi noi metteremo, vi abbiamo regalato il CD, abbiamo anche la pubblicazione, ma soprattutto tutti questi documenti saranno, sono anzi già disponibili sul nostro sito web. Questo lo dobbiamo fare e giurare di fronte alla Commissione europea, se no non ci arrivano l'ultimo 20% di finanziamento. Quindi ci vuole una formazione adeguata. Allora, se agli operatori viene messo in mano il protocollo e vedi che puoi fare, vuol dire che il trasferimento non avverrà in maniera corretta. Può essere pure che comunque qualcosa cambi, che le cose vadano meglio di prima, però non è, a mio parere, il processo come l'abbiamo pensato noi. Quindi, secondo noi, ci deve essere un processo formativo adeguato, e questo è stato descritto magistralmente nell'itinerario formativo che è allegato al, non è allegato nel CD, ma è allegato al sì, nel sito, ho capito, è allegato nel sito, però deve andare insieme, d'accordo? Non sta nel CD, lo so, c'ero pure io. Poi, seconda condizione di processo, l'operatore, come ho detto già varie volte, deve avere il tempo per riflettere e per scrivere i rapporti. Dunque, una ragazza di Bergamo, se mi ricordo bene, ha detto che lei ci metteva un'ora, altre hanno detto che ci metteva mezz'ora, altre hanno detto che ci metteva un quarto d'ora. Credo che sia anche la questione che quando diventi bravo ci metti di meno. Dipende pure da te quante cose ti succedono, quanto ti va di perderci tempo, quanto ci credi, quanto te lo lasciano fare, perché c'era chi aveva il tempo lasciato a disposizione dal servizio e chi invece se lo faceva a casa propria. Ci deve essere un equip, perché anzi, ancora peggio, se io mi faccio il protocollo di osservazione, mi faccio arrivare tutti questi problemi e poi non c'ho nessun altro con cui poterne parlare. Quindi se io non ho un equip col quale e viene fuori da miliardi, anche le cose che hanno letto loro oggi, viene fuori dal resoconto degli operatori. Se io non ho un team col quale condividere le cose, è peggio, perché fai venire fuori le cose e poi non sai come gestirle. Insieme a questo, se non c'è una supervisione o qualcuno al quale poter fare riferimento, anche qui siamo da capo a 12. Allora, queste sono le cose che io penso siano importanti per assicurare la trasferibilità, e penso che saranno nelle ultime pagine del rapporto che invieremo
alla commissione. Concludo mostrandovi la vignetta che era sull'ultima pagina di Internazionale, per chi lo legge, di qualche mese fa, che parlava di tutt'altro, ma mi ha quasi illuminato. L'idea è: se non possiamo cambiare di orizzonte, se la persona è comunque una persona con grossi limiti, se noi siamo comunque persone con grossi limiti, se il servizio nel quale lavoriamo è quello, se i nostri governanti sono di coccio, almeno quello che mi permette il progetto è di cambiare prospettiva. Perché? Perché sono cosciente delle mie emozioni, perché penso che sono cosciente dei pericoli che la relazione può correre, sono cosciente che è una relazione educativa, sono cosciente di molte più cose di prima. Quindi in qualche maniera ho cambiato la prospettiva. Non è il mio potere cambiare l'orizzonte, ma ho cambiato la prospettiva.